vorrei specificare, da giurista, che ho accettato la proposta di ricoprire il ruolo di candidato ministro, consapevole ovviamente che occorreranno dei passaggi, ci saranno dei passaggi istituzionali che saranno presieduti e vigilati dal Presidente della Repubblica, e riporrò il massimo impegno, questo sì, per cercare di ottenere degli obiettivi, sì è vero, molto ambiziosi: rendere più efficiente la pubblica amministrazione, semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, gli operatori economici, gli utenti, diffondere anche tra i cittadini la cultura della legalità, far rispettare l'articolo 54 della Costituzione. Coloro che, a cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno l'obbligo di adempierle con disciplina e onore. Il mio primo contatto con Luigi Di Maio e il Movimento risale a 4 anni fa, è stato in parte ricordato. Fui contattato e mi venne chiesta la disponibilità di farmi nominare dal Parlamento italiano come componente dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa. E in questi 4 anni in cui ho svolto questo alto incarico, vi posso assicurare che non ho ricevuto una telefonata che potesse in qualche modo, contenesse qualche indicazione volta a interferire nel delicato incarico che ho ricoperto. Buonasera, allora avete sentito Giuseppe Conte, che probabilmente domani sarà incaricato dal Presidente Mattarella di formare il governo, in una dichiarazione all'immediata vigilia delle elezioni del 4 marzo, quando, come avete sentito, era candidato a ricoprire l'incarico di ministro per la riforma della pubblica amministrazione. Poi la politica è bella perché è varia, e mai Conte si sarebbe aspettato invece di fare un salto di questo genere, quindi di essere candidato primo ministro. Infatti ci chiediamo stasera: sarà Conte il nuovo premier? E torna in campo Di Maio. Questi interrogativi ci sono perché sono stati per tutto il pomeriggio fino alla serata delle voci: no, Di Maio adesso molla Conte, adesso ritorna lui. Ma insomma, poi sono state smentite. Anche la Lega dice: non facciamo scherzi, il premier è Conte, Di Maio non mi ha mai avvertito di un cambiamento di programma. E ancora andiamo avanti: Giorgetti all'economia, posto del professor Savona, ci sono state delle polemiche, le vedremo. Giorgetti dovrebbe diventare sottosegretario del Presidente del Consiglio, adesso parla di lui come possibile ministro dell'economia, e poi parleremo appunto di Giuseppe Conte, il professore nemico dei burocrati. Riuscisse mai a riformare la pubblica amministrazione, vabbè, farebbe una cosa storica. Ma ne parleremo con Laura Castelli. Buonasera, Laura Castelli. Grazie. La nostra ospite ed è l'unica donna che ha fatto parte di questo tavolo nel quale è stato concordato il programma tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. E poi faremo, dopo che ci avrà lasciato l'onorevole Castelli, ospiteremo Lorenzo Fontana, che è vice segretario della Lega, per vedere appunto l'altra faccia di questa unione, che dovrebbe appunto prendere il largo domani. Con noi sono Irma Cusenza, editore di Messaggero, Gia Palmerini, notista politica del Sole 24 Ore. Allora, andiamo subito al sodo. Non ci sono riversamenti su Conte? Assolutamente no. Sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini sono convinti di questo nome. Ieri l'hanno fatto a Mattarella e si va avanti con questo nome, che è un nome autorevole. Avete sentito anche la presentazione. La cultura della legalità mi sembra che sia un buon modo per riassumere che personaggio e che persona è. E soprattutto vorrei dire, insomma, che è un nome che le persone che hanno votato il Movimento 5 Stelle sapevano sarebbe stato dentro la squadra, perché appunto era un candidato ministro. Per la prima volta nella storia noi abbiamo presentato la squadra dei ministri, quindi in realtà è un nome molto politico che rappresenta per noi moltissimo, ha lavorato con noi. Quindi sono superate. Allora, le obiezioni sono anche da parte dei giornali stranieri: è un nome poco conosciuto in ambito internazionale. La preoccupazione del Presidente della Repubblica è che lui possa, poi se la vedrà, se lo inviterà domani sera, che lo vedrà direttamente a lui. Lui vuole un primo ministro che faccia il primo ministro e che non sia il portavoce di Di Maio e di Salvini. Questo è evidente,
È un obbligo costituzionale questo. È una corretta preoccupazione. Io non credo che questo però possa avvenire con una persona come Conte, perché lui intanto è un uomo delle istituzioni, è anche stato votato dal Parlamento per fare un incarico molto importante come quello che ha ricoperto dopo il voto di un Parlamento che l'ha scelto a maggioranza. E poi è una persona che ha studiato in giro per il mondo, ha lavorato in giro per il mondo, e noi abbiamo lavorato con lui moltissimo anche per la formazione di un pezzo di programma. Io ho molta fiducia in lui, non è il grillo parlante di qualcun altro, è ciò che oggi rappresenta due forze politiche che si siedono a un tavolo con un metodo nuovo, scrivono un contratto di governo e scelgono insieme una persona che politicamente li rappresenta. Questo è... Allora, Birma Cosenza e Lina Palmieri, come sono sparse queste voci sul fatto che all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle, perché per quanto ne sappiamo noi, il Quirinale non ha mai fatto... Allora, il Quirinale avrebbe preferito Di Maio, questo è chiaro, no? Governo politico, il partito, il primo partito italiano è il Movimento 5 Stelle, il leader del Movimento 5 Stelle fa il Presidente del Consiglio. Dopodiché c'è stato, siccome è una coalizione, loro non so come la chiamino, insomma una coalizione, e l'altro elemento decisivo della coalizione ha detto Di Maio no, noi dobbiamo stare Salvini e Di Maio fuori dal governo, è venuto fuori il nome del professor Conte. Come le voci di stasera, che poi sono state smentite dalla Lega Movimento 5 Stelle, come nascono? Nascono dal fatto che durante la giornata si sono inseguite appunto le smentite al curriculum di Conte sui vari incarichi che appunto sono citati nella sua, diciamo, nel suo profilo, e quindi automaticamente questo di fatto ha creato un appannamento così della sua immagine. Detto questo, le smentite in effetti, diciamo, in alcuni casi sono radicali, cioè qui non risulta nessun professor Conte, in altri casi sono parziali. Di sicuro sarebbe opportuno, in parte c'è stato, una, diciamo, una chiarificazione da parte di Conte per spiegare se, come dire, è stato presente in quegli Atenei con dei corsi oppure se effettivamente ha riscontrato o riscosso dei titoli. E no, questo è un aspetto. Però politicamente, che è la domanda appunto di Bruno, io penso che questo abbia riattizzato dentro i 5 Stelle quell'ala mai sopita che dice: ma perché non ci vai tu, caro Luigi? Ecco, che è anche comprensibile. Luigi ci sarebbe andato volentieri. C'è il problema di Matteo. Cioè, però fino a ieri Salvini, con cui appunto ho parlato anche direttamente, la tesi di Salvini è: ma io accetto Conte perché c'è Savona. Quindi ecco, il patto è molto chiaro. Il patto è che Savona simul stabunt simul cadent, dicevano i latini. Quindi alla fine, se salta Conte, salta anche Savona. Se salta Savona, soprattutto, salta Conte. Quindi da questo punto di vista... Io credo che... In realtà non credo sia così. Io vorrei ricordare che sarà proprio Conte a portare, dopo aver sentito insomma sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio, la squadra dei ministri al Presidente della Repubblica. E questa squadra sarà il professor Savona o no? Vedremo, ce lo dirà lui. Io credo che il professor Savona rappresenti... Adesso abbia pazienza. Noi, insomma, qualche crisi di governo ultimi decenni l'abbiamo vista, insomma. Ne ha viste tante. E non c'è stato mai un Presidente del Consiglio, nemmeno politico, che senza dire niente, partiti l'hanno mandato, si sia messo una lista in tasca e si è andato a Quirinale. Va bene? Meno che mai un Presidente del Consiglio che... diciamo, non è stato eletto, non è stato eccetera. Allora, questo è frutto di un accordo politico. L'accordo politico per portare il professor Savona all'economia c'è o non c'è? Siamo d'accordo, perché è una persona che rappresenta entrambe le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle sul blog per tanti anni l'ha anche ospitato nei suoi passaparola. Certo è che io non la vedo come lo diceva... ti è detto prima, perché questa connessione diretta, cioè, qui c'è Giorgetti è una persona che stimiamo, mi scusi, io conosco. Onorevole, è chiaro, io sto parlando di un accordo politico, non è che è un ricatto, è semplicemente che però gli c'è accordi un accordo politici su Conte, cambiano di ora in ora, la se ce ne sono altri. Salvini testualmente ha detto, è pubblico, ha detto che il patto è complessivo. Quindi nell'accordo su Conte c'è l'accordo su uno schema di ministri, e in questi ministri la pedina più importante è quella dell'economia. Ma come lei sa, anche in queste ore lo schema di ministri si cambiano, si trasformano, se le discute, solo che si discute insieme. E l'economia non è un dettaglio. No, diciamo, certo non è un dettaglio, ma se ne discute insieme. A quale ministero va? Dicevano infrastrutture, però ce questo lo confermi lei. Questo è quello che scrivono i giornali, dico, anche se, chiaramente secondo me, ma una notav come lei ha le infrastrutture? Guardi. Io lo so. Dracula, presidente dell'Avis. Io non credo di essere Dracula. Guardi, mi faccia dire.
mi faccia dire, io non penso di essere trappola e se mi permette, in quel contratto di governo, così come su altre materie economiche, peraltro vorrei parlare anche di questo con lei più tardi, ci sono scritte delle cose importantissime, ossia che si fanno sulle grandi opere analisi costi-benefici. Io non credo che fino ad oggi nessun governo si sia posta la domanda, ma sarà stata fatta nella maniera corretta la pianificazione e l'analisi costi-benefici di tante opere? Tante opere non hanno la relazione costi-benefici. Io non credo di essere Dracula all'interno dell'Avis, mi perdoni. Lei ricorderà che noi dobbiamo pagare un ticket di 2 miliardi e 300 milioni, se diciamo abbiamo scherzato i francesi. Noi dobbiamo pagare tanti altri ticket perché siamo in sanzioni europee per cose che questi governi non hanno fatto. 2 miliardi di meno. No, io credo che la maniera giusta di affrontare quello che è il nuovo governo è entrare in quegli uffici, vedere che cosa c'è, capire bene. Io vivo a Torino, insomma, conosco la nostra sindaca e mi sono accorta di quante cose uno fuori da quelle stanze pensa che siano in un modo, poi ci entra e le trova in un altro. Sta dicendo che entrando lì potrebbe anche convincersi che la TAV bisogna farla. No, io sto dicendo che su quel contratto due forze politiche hanno preso un impegno, cioè quello di rivedere completamente quell'opera e stare all'interno dell'accordo Italia-Francia, che è una cosa molto importante, perché anche la Francia vuole stare dentro quell'accordo. Allora quell'accordo va l'Italia Francia ma che la TAV completamente, questo mi interessa. Significa, la volta scorsa ho provato ad accennarlo, ci sono due articoli all'interno dell'accordo Italia Francia che dicono delle cose molto particolari. Ce n'è uno che parla della saturazione della linea, quindi quell'opera si fa solo se siamo sicuri che ci sia la saturazione di quella linea, cosa che politicamente uno può sostenere che c'è perché la vuole fare, ma va giustificata da dati. E l'altro articolo molto importante è quello che dice che bisogna avere i soldi per fare le opere secondarie, altrimenti non si può fare l'opera. Santificare quell'accordo, l'accordo Italia-Francia, significa santificarlo in tutti gli articoli. Quello che è più importante è che ci sono due forze politiche che sono convinte di voler guardare su ogni opera l'analisi costi-benefici. Le due pedemontane, quella lombarda e quella veneta, si farà anche su quello un'analisi costi-benefici. Questo vuol dire tutelare il territorio, il bilancio dello Stato e i cittadini. E io non credo che sia poco, per niente. Quindi delle grandi opere, se a suo giudizio, oggi quale potrebbe farsi? O sono tutte messe in discussione? Su quel contratto c'è scritto che di ognuno faremo l'analisi costi-benefici. È una cosa molto veloce da fare, però bisogna essere certi che sia... La Lega mi pare che la pensi certo, un po' diversamente, Cioè voglio dire, due pedemontane... Ha sicuramente delle preferenze, ma questo è legittimo. Ha sicuramente delle preferenze, questo è legittimo e per questo ci siamo dati un metodo. Pensi lei come potrebbero vivere due forze politiche che si siedono a un tavolo e decidono delle cose se non ci fosse stato quel contratto? E questa è la novità. La novità è entrare in un ministero, darsi una modalità e affrontare quello che è la richiesta dei cittadini, quello che sono le richieste delle forze politiche, con però dei dati. E ripeto, non è marginale la volontà di tutelare i conti dello Stato, il territorio e i cittadini. Senta, io approfitto di questo, alla tutela dei conti dello Stato e anche il metodo di cui le parla. Ma, insomma, voi date un'idea un po' di scarsa affidabilità sulla NOTAV entra-esce, ma anche Euro. Mi scusi, quando Di Maio più volte è uscito dalle consultazioni con il capo dello Stato, ha più volte ribadito la, aderenza alla moneta unica, all'euro, all'Unione Europea e poi siete d'accordo nel nominare un ministro dell'economia, che è il ministro protagonista di questo governo, che è chiaramente euroscettico, che è un teorico dell'uscita o comunque della possibilità di uscita dell'Italia dall'euro. Ma come si conciliano tutte queste contraddizioni? Tra l'altro illustrissimo... che nel governo, non so se lei ce lo può confermare, entrerebbe anche Moavero Milanesi. Moavero Milanesi è stato un ministro invece... Quindi aggiungiamo contraddizioni. Un ministro che proprio indossa la divisa europea, proprio più di tutti gli altri, è stato un bravo ministro in Europa. Ministro del governo Monti, ma ricordiamolo. Credo che il Movimento 5 Stelle non sia contro l'Europa. Noi in quel contratto, è veramente lei che si occupa di cose economiche, glielo dico veramente di cuore, ci sono scritte delle cose che sono molto forti, tipo che gli effetti di una moneta unica chiaramente hanno creato dei dislivelli e questi effetti vanno spiegati a Bruxelles e va cercato di trovare un modo,
Lei ne conosce moltissimi. Su quel contratto c'è scritto che le due forze politiche si impegnano a ridurre il debito pubblico, che si impegnano a chiedere a Bruxelles per alcune misure. Però non mi sta rispondendo sull'euro, non mi sta rispondendo sull'euro, perché il ministro dell'economia Savona è per una possibile uscita dall'euro. Lo scetticismo potrebbe anche solo voler dire, come dice peraltro la stessa Merkel e come dice anche la Francia, che è una moneta unica, e questo lo trova scritto nei libri del 1967 e lo studiano nei corsi di economia. C'è sempre stata una insomma un'ala di economisti che ha detto una moneta unica in paesi molto differenti crea degli squilibri. Questo si sta discutendo, e sul contratto, che è quello che fa fede, perché questo, di questo stiamo parlando, c'è scritto questo, di andare a parlare con Bruxelles degli effetti distorsivi di una moneta unica. Questo è, e il professor Savona, che mi permetta, non è un pazzo, perché no, lo state dicendo come se fosse il mano assoluto. È un economista che spesso ha raccontato questi effetti distorsivi, che ci sono evidenti. Il surplus commerciale della Germania non è che non ha effetti all'interno del sistema Europa, ce li ha, non bisogna per forza attaccare i tedeschi, ma bisogna parlare con Bruxelles dell'effetto distorsivo sull'occupazione, sulla produttività. Questo significa quello che abbiamo scritto, e questo significa quello che noi stiamo raccontando, che è la linea che in questi anni abbiamo portato avanti. Sì, ma la domanda però per esempio era come fare contemperare insomma la figura di Savona, che è un rispettabile economista, che tra l'altro forse di tutti i ministri il più solido finora indicato, visto che ha un'esperienza che risale a Cossiga e anche prima, addirittura ha 82 anni, appunto, quindi anche consigliere di La Malfa, eccetera. Dico, il punto è come può convivere Savona con Moavero Milanesi, che è un altro rispettabilissimo economista, sì, però di linea europeista, cioè, è la conciliazione degli opposti. Moavero io l'ho visto lavorare e credo che sia una persona, a parte che non so se sarà effettivamente nella squadra, insomma potrebbe avere magari solo la delega, è una persona che sa parlare con quel mondo, sa parlare con chi sta a Bruxelles, e questa cosa è molto importante. Dicendo cose molto diverse da quelle che però sta dicendo lei in questo momento, ma lei ne o è anche sicura? Il professor lei ne Savona. È sicura? Sicura? Io non ne sono così sicura. Insomma, l'abbiamo visto. Mangeremo il budino prima di vedere se è buono o no. No, perché discutere di alcuni meccanismi europei non vuol dire andare in Europa e spaccare tutto. E questo non siamo noi, cioè vogliamo semplicemente... Infatti oggi mi sono un po' tranquillizzato perché voi avete detto no, per carità, non metteteci alla prova, non siamo questi rompiscatole che andate dicendo, lo spread è sceso leggermente, insomma da 185 a 177, la borsa si è ripresa un po' più della media europea, insomma vedremo alla prova. La borsa, lo scrive il giornale Sole 24 Ore, qualche giorno fa ha avuto lo stacco della cedola di 18 azioni, e me lo insegna lei che quando succede questo vuol dire che i denari vanno nell'economia reale, ed è normale che la borsa faccia questa di cosa. Ieri, borsa tiene infatti. Sì, ma la situazione casomai è lo spread, esatto. Non... Sì, lo però spread. Io quale posso allora, dire? Sentiamo un momento il diario della crisi consueto di Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera. Chi di curriculum ferisce, di curriculum rischia di perire. Il metodo di valutazione dei 5 Stelle si è ritorto contro il loro candidato alla carica di Presidente del Consiglio. È bastato un giorno da possibile Premier perché si scatenasse contro Giuseppe Conte la caccia al curriculum taroccato. Sono stati contestati i suoi corsi di perfezionamento estivi alla New York University, e in più c'è chi accusa il professor Conte di aver sostenuto con una sua fondazione il progetto Stamina, poi rivelatosi una bufala medica. Forse bisognerebbe cominciare ad accogliere l'invito a curricula più brevi e meno enfatici, ma basterà questa polemica per spingere Mattarella a non dare l'incarico al candidato Premier indicato da 5 Stelle e Lega? Difficile da dirsi. Di certo i tempi si allungano e torna in pista anche l'ipotesi di un premier politico, cioè Di Maio, che il Quirinale certamente preferirebbe. È sicuro comunque che il capo dello Stato vorrà discutere con il presidente incaricato e solo con lui il programma e i nomi dei ministeri chiave, quelli che chiamano in causa i rapporti internazionali dell'Italia e la gestione del debito pubblico. Per gli esteri la soluzione Massolo, un civil servant di sicura osservanza atlantica, potrebbe evitare al nuovo governo di apparire troppo filorusso e dunque in viso agli USA. Ma all'economia il profilo di Savona, su cui insiste molto Salvini, non va chiaramente bene al Quirinale, soprattutto dopo le ultime rivelazioni di stampa sulla sua polemica anti-euro e le sue attività professionali.
è probabile che Mattarella gradirebbe di più una personalità proveniente da Banca Italia come Salvatore Rossi o un politico come Giorgetti. Allo stesso tempo, se nel governo entrasse Moavero Milanesi, ex ministro degli affari europei con Monti e Letta, la corrente anti-euro della maggioranza ne risulterebbe indebolita. È dunque probabile che Mattarella eserciterà fino in fondo i suoi poteri costituzionali al momento della nomina dei ministri. Il governo che sta nascendo ha molti problemi, non ultimo un candidato premier che sembra più un portavoce dei partiti che il capo dell'esecutivo, ma la maggioranza che lo esprime è anche l'unica che c'è. Allora, per quanto riguarda Stamina, il Conte non ha mai incontrato Vannoni, che era il guru di Stamina, e i parenti della bambina difesa, insomma la signora che è stata difesa in causa dal professor Conte, dice lui non è che abbia sposato la causa di Stamina, ma per ragioni umanitarie e gratuitamente ha difeso questa... Cioè, probabilmente lui non era contrario, non lo so francamente, però insomma, dice per ragioni umanitarie la difesa. È così? Sì, beh, qui c'è un fatto, che è una persona di altissimo livello, con un curriculum molto grande, e quello che è stato fatto è che lui negli anni della sua vita è andato in altri paesi a fare gli approfondimenti dal punto di vista della sua attività giuridica. Lo sanno tutti che chi sta a certi livelli in quel settore si deve andare a migliorare anche sotto profilo linguistico. E quindi noi tra l'altro abbiamo fatto un post sul blog che spiega ogni singola accusa. Io credo che sì, stasera il Partito Democratico ritwitta Conte, il nome di Conte non figura negli elenchi della Sorbona di Parigi. Probabilmente lui è andato a fare, cioè non è che ha preso master, l'abbiamo scritto sul blog. Lui nella sua vita si è recato in molte università per fare degli approfondimenti, ha scritto moltissimi paper scientifici, e l'attività di ricerca è quella che fanno persone di questo calibro, che peraltro hanno veramente centinaia e centinaia di pubblicazioni. Vediamo un ritratto di Giuseppe Conte tracciato da Daniele Di Marzo e Giulio Menenti. La carta è stata svelata. Sul tavolo di Mattarella c'è il nome di Giuseppe Conte. È lui il premier indicato da Di Maio e Salvini. Il nome che abbiamo fatto al Presidente della Repubblica è il nome di Giuseppe Conte, che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo, è una persona che viene dalla periferia di questo paese. È un giurista l'uomo che va verso Palazzo Chigi, uno studioso, un mediatore che ama scrivere e insegnare. È uno tosto, ha detto di lui Di Maio, uno che si è fatto da solo, ha aggiunto. Per certo al momento il premier in pectore vive ore di attesa. Da giorni al telefono Giuseppe Conte risulta irraggiungibile. È quasi sempre blindato in casa, sebbene il suo studio legale sia a pochi passi di distanza. Solo i vertici pentastellati riescono a parlare con lui. Nato a Volturara Appula, un piccolo centro in provincia di Foggia, ma cresciuto a San Giovanni Rotondo, devoto di Padre Pio, Conte vive a Roma, 54 anni, sposato, separato, ha un figlio, insegna a Firenze, dove è ordinario di diritto privato. Ex docente anche alla LUIS, il suo curriculum accademico riempie molte pagine. Laurea in giurisprudenza all'Università di Roma, poi vari soggiorni di studio all'estero, Yale, Vienna, Sorbona, New York University. Un curriculum importante, quello di Conte, che viene ora passato ai raggi X e fa dire al New York Times che negli archivi della New York University non risulta nessun Conte come studente o membro di facoltà. E non sarebbe questo l'unico passaggio impreciso e contestato, ma il Movimento 5 Stelle difende l'aspirante premier. Si tratta di soggiorni studio, mandano a dire i grillini a chi parla di master alla New York University, di cui non si trova traccia. Ma dai social arrivano altre accuse a Conte, altre ombre, sospetti sulla sua adesione a Stamina, al protocollo bocciato da scienziati e magistratura. Nel 2013 Conte ha infatti rappresentato una famiglia che si batteva in tribunale per poter somministrare il protocollo alla figlia Sofia, affetta da una grave malattia. Non lo fece perché era un sostenitore di Stamina, fanno sapere oggi i genitori della piccola deceduta nel 2017, ma solo per aiutare una bambina malata. Riservato ma risoluto, il professore e il tecnico scelto per il governo politico giallo-verde guarda avanti. Finora ha operato dietro le quinte dei 5 Stelle. Pochi avevano sentito parlare di lui fino a quando Luigi Di Maio in campagna elettorale lo ha presentato come ministro pentastellato per la pubblica amministrazione. Meritocrazia e deburocratizzazione, questi gli obiettivi che aveva in mente il professor Conte.
Un professionista abilissimo nelle relazioni con robusti agganci oltretevere, raccontano negli studi legali della capitale di Giuseppe Conte, che oltre ad essere vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, è stato anche presidente della Commissione Disciplinare. Tra gli incarichi ricoperti, ha coordinato l'istruttoria che ha condotto alla destituzione del consigliere di Stato Bellomo per comportamenti inappropriati con le allieve dei corsi di preparazione alla magistratura. Del suo rigore morale ha voluto parlare ieri Di Maio, tracciando un profilo di Conte. Se verrà sciolta la riserva, lo conoscerete presto anche voi, ha detto. E il professore in silenzio attende. E se Mattarella vorrà, è pronto a varcare la soglia di Palazzo Chigi. Allora, facciamo un rapidissimo toto ministri. Vediamo un momento. Allora, vediamo. Esteri, Giampiero Massolo. Vediamo di qua, Giampiero Massolo, che insomma è un diplomatico, in questo senso è una garanzia, no? Adesso è presidente Fincantieri, ma insomma lunga esperienza anche come capo dei servizi segreti. Poi all'interno Matteo Salvini, questo lo diamo per scontato. Difesa, chi mettete, Riccardo Fraccaro o Elisabetta Trenta? E che dice? Vedremo quale sarà il nome definitivo, c'è ancora un dibattito in corso. Io sotto ministri diverte anche me come diverte lei, ma c'è ancora un dibattito in corso, ovviamente. Vabbè, però Fraccaro, voglio dire, dove diventare presidente della Camera, quindi un risarcimento gli va dato. Economia, Paolo Savona o Salvatore Rossi, è il direttore generale della Banca d'Italia. Credo che stasera però sia più Savona che Rossi, insomma Rossi è un tecnico di alto livello. Rossi è gradito al Quirinale, si sapeva. Certo. Cioè Rossi è quanto di peggio per Salvini, diciamo le cose come stanno, insomma, proprio dal lato opposto, mi pare, no? Certo. Appunto. Cioè, un tecnico di primissimo ordine, ma giustizia, 5 Stelle, Alfonso Bonafede, sviluppo economico e lavoro, Luigi Di Maio, un bel super ministero, eh? Abbiamo chiesto di poter mettere insieme questi due ministeri che hanno una ratio. Ci diamo atto che prima di un anno e mezzo non si vede un centesimo al reddito di cittadinanza? Bisogna prima attivare i centri per l'impiego, senza l'attivazione di quelli sarebbe una presa in giro. Infatti. Ma io credo che in 6-8 mesi i centri per l'impiego si possano mettere in piedi con i soldi che noi pensavamo essere necessari e poi si può partire senza nessun problema. Vado a piedi a Montesenario, sì. Se riuscite. Sì, esatto. Lo scommetto in me, però. Sto aspettando ancora. Guardi, ancora. Io i conti del bilancio dello Stato li conosco bene e le assicuro che lo scommette con me, perché io sono certa che riusciremo a farlo. Vabbè, vabbè. No, ma anche dal punto di vista della burocrazia, però. No, il problema è la burocrazia, non la volontà. Questo è un paese complicato, guardi, è una sfida. Ma è una sfida in tutto in questo paese, è una sfida. Ci sono moltissimi burocrati che passano il tempo a dire questa cosa non si può fare e c'è la politica che dice perché non lo facciamo insieme invece che guardi, dire continuamente che non si può fare. Se Conte si mettesse in aspettativa da Presidente del Consiglio e riformasse la burocrazia andrebbe già in paradiso solo per questo, guardi. Perché chiedere... Però guardi che nelle nostre città, in alcune nostre città abbiamo dimostrato che voler fare una cosa... e andare in quella direzione è possibile delle mettere volte mettere le pecore sui prati per bruciare a Roma, no, vuol dire, visto che non siamo capaci di tagliare l'erba. Parlo di una città come Torino dove abbiamo fatto moltissimi lavori, delle volte c'è anche la burocrazia che si mette di mezzo, ma quando c'è la volontà. E nel caso del reddito di cittadinanza glielo dico. Ambiente, anche ambiente vostro, agricoltura, scusate, Fontana, poi lo chiediamo a Fontana, Lorenzo sì. Fontana o Nicola Molteni della Lega. Ambiente vostro, Sergio Costa. Sì. Dovrebbe essere il generale, fonti, no? generale che ha lavorato un generale che ha fatto delle battaglie ambientali importanti. Infrastrutture e trasporti, la qui presente Laura Castelli. Istruzione, Vincenzo Spadafora o Salvatore Giuliano? Chi è Giuliano? Salvatore Spadafora. Era uno dei nostri candidati ministro. Spadafora mi pare un po' più avanti, no? Boh, vediamo. Allora, cultura, il nostro ex collega Emilio Carelli, alla salute la capogruppo Giulia Grillo, ai rapporti col Parlamento Giulia Bongiorno, alla pubblica amministrazione Riccardo Fraccaro, se non va dall'altra parte, le riforme Danilo Toninelli, affari europeo Enzo Moavero Milanesi, ne parlavamo prima, e il turismo Gianmarco Centinaio. È un elenco credibile? Io credo che non li abbia azzeccati tutti. Non li abbia azzeccati tutti? Però è stato 70%, 80%? Guarda. Secondo me è un 60%. Corregga, che cos'è c'era di sbagliato? No, non posso correggere, nel senso che è chiaro che le due forze politiche ancora stanno discutendo su alcuni nomi, poi no? Hanno trattati col Presidente della Repubblica, ma insomma diciamo la volontà politica.
politica, chi verrebbe al posto di chi? Guardi, le posso dire qual è la volontà politica? È quella di rispettare il voto dei cittadini del 4 marzo, che non è una cosa scontata, perché la democrazia di questo paese si è espressa. Il 4 marzo ha detto che ci sono due forze politiche, il Movimento 5 Stelle con il 32% e la Lega con il 17%, che rappresentano quello che è la loro assolutamente, idea. Assolutamente. Però questo è importante anche nella squadra di governo. Nella squadra di governo, però, insomma, l'equilibrio, c'è un equilibrio politico. Voi avete quasi il doppio dei voti. Come questo mai? Nel sottoministri di Vespa. Io le dico, comunque, secondo me ministeri, qualcosa... anche ministeri pesanti come quelli dell'economia, ecco, non l'avete scelto voi. A Palazzo Chigi non c'è una persona eletta. Le ho detto che Savona è stato più sì, volte... Sì, però è un nome che ha voluto e che vuole fortemente trovarsi Salvini. D'accordo sul allora, nome non è una cattiva cosa per allora, due forze dica, politiche mi che scrivono un contratto. Tolga un leghista e metta uno al Movimento 5 Stelle in quell'elenco. No, questo non credo che... No, per riequilibrare. Ci sono dei nomi che mi hanno cambiati e sostituiti. Devo dire che però le interlocuzioni sono interlocuzioni fatte anche con raziocinio, perché è la cosa giusta da fare è mettere la persona migliore all'interno di un dicastero. Questo per primo. Allora, sia voi che la Lega avete fatto benedire questo accordo, voi dal sistema Rousseau, la Lega dai Gazebo, vi aumento ancora di Marzo e Giulio Manetti. Anche oggi si sono guardati negli occhi. Anche oggi Di Maio e Salvini si sono confrontati in un lungo faccia a faccia per chiudere la composizione della squadra di governo. Al vertice di oggi tra i due leader in una mensa di Roma durato circa un'ora e mezza, diversamente da quanto ipotizzato in un primo momento, non era presente il premier indicato dai due partiti, Giuseppe Conte. Quel nome di premier in pectore che i due leader avevano già fatto ieri al Colle. È stato Di Maio il primo a pronunciarlo davanti al presidente Mattarella, per poi dire: sarà un governo che metterà al centro le questioni politiche. Magari lo voglio dire anche a livello internazionale, fateci partire prima, poi ci criticate, avete tutto il diritto, però almeno fateci partire. Dopo il Quirinale, ieri Di Maio e i suoi sono tornati ai gruppi parlamentari. Pare di sì, avete avuto il nome, no? Un governo politico, Di Maio. Il candidato. Ovviamente adesso decide il presidente della Repubblica. Contratto, premier e dicasteri, nel weekend i pentastellati hanno chiesto alla base agli attivisti di votare online il contratto di governo e dal blog è arrivato un plebiscito. Il 94% dei votanti ha detto sì al contratto giallo-verde. L'associazione Rousseau, che sostiene e sviluppa l'omonima piattaforma di democrazia diretta grillina fondata nel 2016 da Gian Roberto e Davide Casaleggio, che ne è l'attuale presidente, ha sede a Milano, la sua sede legale, qui in via Gerolamo Morrone numero 6. Ma l'associazione, ci spiegano, non coincide con la Casaleggio Associati, che pur ha i suoi uffici proprio nello stesso stabile. Basta un clic, i grillini rispondono in massa, nonostante la piattaforma Rousseau risulti per il garante della privacy ancora in parte vulnerabile ad attacchi hacker. Poi tutti in piazza per raccontare tra i banchetti informativi il contratto e i suoi diversi punti. Lei voleva chiedere qualcosa, vero? Il contratto. L'ha letto già? No, infatti volevo chiedere il contratto per leggerlo. Ecco. Cos'è che la incuriosisce? Tutto il contratto o qualche aspetto in particolare? No, soprattutto le coperture. Quello che più mi convince, malgrado tutto, è il reddito di cittadinanza. Di Maio, si va in pensione a 41 anni, sì o no? Punto. Non è che deve aver paura. Che dal contratto non si capisce. Dal contratto si presta 50.000 interpretazioni e non si capisce nulla. Beh, sicuramente via la legge Fornero. E non tutto, a me piace tutto quello che dicono. Poi mi piace che abbiano fatto la cosa insieme a Matteo Salvini. Ma tra i banchetti c'è anche chi questo matrimonio giallo-verde proprio non lo può accettare. Ma quanto mi brinda finché il Vesuvio scoppi, ma che essere umano è questo qua? Ma che essere, lascia stare le altre cose, ma questo è vergognoso per un napoletano, per un campano come quel signore lì. E cosa risponde a quel signore, l'ha sentito ora? Che siamo campani, che siamo lombardi, non importa, quello che importa è il bene del popolo italiano. Allora, grazie, in bocca al lupo. Speriamo di averla ospite la prossima volta come ministro delle infrastrutture. Grazie a lei, sarà sicuramente un periodo molto complicato.
qualcuno insomma sta remando anche da un'altra parte, però io sono fiduciosa. Ma certo che qualcuno rema contro. Io l'ho vista l'entusiasmo negli occhi dei cittadini che questi weekend sono venuti ai banchetti a capire che cosa c'è scritto dentro questo contratto. Io sono molto fiduciosa. Come lei sa, la politica non è un pranzo di gala. Assolutamente no, è una cosa molto seria. In bocca al lupo. Grazie.